L'elicottero AV-139 del 10° reparto volo della polizia prende quota sopra Tessera. Alla barriera di Mestre incrocia gli agenti della stradale che controllano i transiti in autostrada. In laguna il via vai frenetico dei turisti con l'inevitabile corollario di malintenzionati a partire dagli scippatori. L'attività per un ferragosto sicuro vede impegnate tutte le forze dell'ordine, centinaia gli agenti della polizia. Sono all'incirca 500 gli operatori ad oggi coinvolti sia nei servizi su terraferma che in laguna, sia anche a piedi a San Marco, proprio per garantire quella cornice di sicurezza per tutti i cittadini e i turisti che si affacciano nella nostra splendida città. A Mestre il prefetto ha voluto salutare per Ferragosto le donne e gli uomini di tutte le forze dell'ordine. Ai cittadini spesso spaventati per le risse, gli accoltellamenti, le rapine attorno alla stazione, ha voluto dare un messaggio di fiducia. Nulla resta impunito e alla fine la battaglia per la legalità sarà vinta. Chi vive a Mestre deve sentirsi rassicurato. Noi conosciamo i responsabili dei reati che vengono denunciati o arrestati nel giro di pochissimo. Perché questo? Perché il territorio è fortemente vigilato, controllato. I reati, aggiunge il prefetto, sono in calo, ad eccezione degli incidenti stradali, molti dei quali mortali.